Siamo con il signor Egidio Maio, che da tantissimi anni si occupa con l'associazione Zero Waste del territorio, in particolar modo della Valle del Mela. Siamo qui nel parcheggio comunale di fronte al cimitero di San Filippo del Mela per segnalarci un grave problema che era stato già segnalato all'amministrazione qualche anno fa. Sì, intanto partiamo dalle cose positive. Riconosco che intanto quest'anno il Comune ha provveduto alla pulizia straordinaria del parcheggio, perché ogni anno effettivamente era una cosa, perciò questo do atto. Ma oltre ad aver segnalato tanto tempo che c'è dei pini secchi causa i cordoli che ostruiscono la normale crescita degli alberi, adesso mi accorgo che invece c'è il terreno qui adiacente al confine, tutto lacerato perché è tutto spaccato, perciò c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di sicurezza sia di chi parcheggia ma sia anche del transito sotto, perché casomai dovesse abbattersi il muro ci saranno proprio problemi. E perciò io ho segnalato al signor sindaco con un video questa situazione. Mi auguro che lui intervenga nei tempi giusti per sistemare la situazione. Una segnalazione che era stata già fatta, che risposta aveva avuto? E la risposta che ho avuto, sì, ci penseremo, vedremo come provvedere, perché lì c'è da fare tutta una serie di cose. Insomma, fino a questo momento la risposta non è stata positiva, perché gli alberi continuano a essere sempre di più. L'anno scorso c'erano 4-5 secchi, quest'anno ce ne sono una decina, perciò aumenteranno sempre di più, perché l'albero soffre. È come se tu metti un cordone ombelicale al collo di una persona, o prima o dopo muore. Ecco, questa è la situazione. I problemi sono due: il problema che può crollare quest'area di parcheggio qui a San Filippo del Mela, e il secondo problema, che stanno morendo gli alberi. Sì, oggi si aggiunge al problema degli alberi un problema ambientale, naturalmente gli alberi vanno sempre preservati, si aggiunge un problema di sicurezza. Adesso c'è un problema di sicurezza che non può essere più sottovalutato, perciò invito ancora una volta il sindaco Gianni Pino a mobilitarsi per trovare una soluzione al più presto possibile e risolvere la questione.